La parola chiave è innovazione. L'obiettivo è trasformare in impresa un'idea originale. Nel mese che il Comune di Napoli ha scelto di dedicare alla valorizzazione dei talenti, l'assessore allo sviluppo Marco Esposito inaugura un ciclo di incontri su sviluppo e territorio. Il primo si è tenuto presso la Facoltà di Architettura della Federico II per promuovere tra studenti, laureati e ricercatori un nuovo modo di fare impresa. Cominciamo qui d'architettura e andremo un po' in tutte le facoltà per far capire ai ragazzi e non solo a loro che ci sono delle possibilità vere in questa città. Vi accompagneremo le persone insieme, ci saranno degli incontri che durano un fine settimana, ne abbiamo già fatto uno, ne faremo altri, proprio per aiutare le persone a sviluppare la propria idea e trasformarla in una vera e propria iniziativa d'impresa. La sfida è già partita convulcanicamente, la competizione tra idee innovative da trasformare in start-up, che offre ai partecipanti selezionati contatti professionali e opportunità di formazione e inserimento sul mercato. Per partecipare basta avere talento, sviluppare una buona idea e presentarla entro il 2 aprile sul sito incubatorenapoliest.it nella sezione dedicata all'iniziativa. I progetti migliori parteciperanno ad uno stage all'estero e da settembre saranno coinvolti in un percorso di incubazione nel centro servizi Napoli Est. Io applaudo a questa iniziativa che al posto dell'assistenzialismo mette l'assistenza e l'incentivazione a tutte quelle che sono delle attività che hanno un loro fondamento solido scientifico, una base del fare più piuttosto che unicamente del proporre sogni. Tra le iniziative in programma per il mese dell'innovazione anche il bando La Bulla con scadenza prorogata al 30 marzo per rilanciare l'artigianato di alta qualità in campo orafo. Realizzata in collaborazione con il Consorzio Antico Borgorefici, l'iniziativa mira ad individuare nuove imprese da inserire nell'incubatore del polo orafo napoletano. Il bando vulcanicamente per i talenti d'impresa, ma anche La Bulla, abbiamo riaperto il bando per il settore orafo e comunque della gioielleria, dell'artigianato di qualità fino al 30 di marzo, sono a disposizione di chi ha delle idee. Ci sono nicchie di capitale civile che vanno messe in rete, così come attività e idee che vanno messe in rete. Questo secondo me è il modello di questa amministrazione.